Il Vangelo di oggi si presenta nelle parole forti, però attenzione a non pensare che siano parole che non ci riguardano, che ci toccano direttamente riguardo alla nostra vita di ogni giorno. Chi ama il padre e la madre di me non è degno di me. È vero che queste frasi furono dette in vista della persecuzione pubblica, in vista di quello che sarebbe capitato addirittura di lì a pochi giorni, quando Gesù sarebbe morto solo sul Calvario, e sotto la croce c'era soltanto un uomo con tre donne, tutto quello che era rimasto della sua sequela. E sarebbe continuata questa lotta, sarebbe continuata questa persecuzione a Cristo e ai seguaci di Cristo. Qualche versetto dopo il Vangelo che abbiamo letto oggi, ci viene presentata la parola di Dio come una spada a doppio taglio. Gesù che è un taglio, Gesù che è una spada, Gesù che divide. Ed è veramente la cosa più naturale del mondo, se ci pensiamo un momento. La creazione è divisione, è fare più cose. Se non ci fossero più cose, non ci sarebbe nemmeno la possibilità dell'amore tra le cose. Se non ci sarebbe né l'io né il tu in cui si può realizzare l'immagine perfetta di Dio. La spada divide. Ma per realizzare l'amore. Dio è il Dio della nascita, Dio è il Dio della separazione. Voi pensate alla Bibbia, a tutto il suo fulcro nell'Esodo. E l'Esodo che cos'è? L'Esodo è questa separazione del popolo dalla schiavitù verso il deserto, camminando nella solitudine per poter arrivare alla terra promessa, che non sarà che quello che Dio aveva detto ad Abramo: esci dalla tua terra e va, abbandona la casa di tuo padre e vai, vai, vai. E sarà quello che ripete agli apostoli: abbandona tutto, lasciate tutte le reti, lo seguirono il Signore. E andare sempre fino alla fine, quando arrivate fino agli estremi confini della terra. Vedete, quando Gesù ci dice di odio, di separazione, ci parla di creatività. Il Vangelo è sempre separazione, perché è il contrario dell'egoismo, il contrario del possesso. Il contrario del dominio. E allora in questa luce si capisce benissimo: chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. È necessario che i figli si separino dal padre e dalla madre per poter dare vita a una nuova famiglia, come è necessario che il seme si separi dall'albero per poter far nascere un altro albero. Uno dei problemi più gravi di oggi, proprio delle giovani famiglie, sono i genitori che non riescono a separarsi, a lasciare la libertà ai propri figli perché possano creare una nuova vita. Ecco il testo del Vangelo di oggi. E sembra un testo che riguarda soltanto i tempi difficili, i momenti di persecuzione, è un testo che riguarda e descrive la nostra vita. La nostra vita che è fatta di separazioni operate dalla spada della parola di Dio, perché possiamo uscire da noi stessi, uscire dal nostro egoismo, incamminarci verso gli altri e realizzare noi stessi e aiutare gli altri a realizzarsi nel cuore dei fratelli. Buona domenica.